Ecco le ultime notizie. La piramide più antica del mondo è stata costruita durante l'ultima era glaciale. E non sto nemmeno parlando dell'Egitto. Dico che i nostri antenati potrebbero aver eretto una piramide vecchia di 27.000 anni a Giava occidentale. Gunung Pudang non grida esattamente piramide. È più un tumulo con enormi pietre sparse ovunque. Ma la gente del posto sembra venerarlo e lo fa da secoli. Solo di recente le autorità indonesiane hanno deciso di scavare un po' più a fondo per capire di cosa si tratta. Hanno finito per trovare i resti di un insediamento umano. È stato piuttosto inaspettato, visto che il tumulo è piuttosto in alto. Questo scavo potrebbe solo dimostrare che c'erano umani nell'area fin dal 45 avanti era comune, il che sembra ragionevole. È stato un geologo indonesiano di nome Danny Hillman a dimostrare che Gunung Pudang è la prima piramide del mondo. Ha utilizzato ogni genere di nuova tecnologia per supportare la sua affermazione. Il nostro uomo ha usato la datazione al carbonio che penetra in profondità nella terra e preleva interi blocchi di terreno. Ha trovato strati su strati di costruzioni, come se stesse scavando a Roma e trovasse antichi edifici sepolti nel terreno. Le sue ricerche hanno dimostrato che c'erano caverne e persino stanze lì sotto, il che poteva significare solo una cosa: umani. Per quanto riguarda le rocce situate sulla collina, molto probabilmente sono state posizionate strategicamente dalle persone che vivevano lì in passato. Avevano bisogno di un posto per meditare, quindi hanno organizzato le cose in modo armonioso. Le loro superfici lisce non sarebbero il risultato di anni di erosione, ma delle opere di grandi scultori, i Michelangelo del loro tempo, diciamo. Se tutto ciò è vero, allora le civiltà umane sono iniziate molto, molto prima di quanto pensiamo. I nostri antenati, gli umani del Paleolitico, non avevano quello che serviva per essere considerati una civiltà. Soprattutto non gli strumenti e le conoscenze per costruire piramidi. Avevano bisogno di molte competenze di muratura che non erano affatto disponibili durante l'ultima era glaciale. I suoi colleghi, però, non condividono questo punto di vista. Potrebbero credere alla teoria di Hillman se avesse trovato prove come carbone e frammenti di ossa, ma non l'ha fatto. Flint Dibble, un altro archeologo, afferma che senza prove concrete di attività umana non c'è prova di una vera piramide. In questo caso tutti i dati dimostrano solo che il terreno nel tumulo risale a 27.000 anni fa. Pensa che le rocce sulla cima del tumulo scivolino semplicemente giù per la collina, come fanno normalmente le rocce. Solo una società complessa sarebbe riuscita a costruire una piramide a gradoni come sostengono fosse. Ma secondo Bill Farley, un archeologo americano, non c'è alcuna ragione per credere che ci fossero insediamenti in Indonesia durante l'ultima era glaciale. Sappiate solo che la più antica società conosciuta con questo tipo di conoscenza ha probabilmente 11.000 anni ed era situata nella regione dell'odierna Turchia. Date un'occhiata. Göbekli Tepe. Non è nemmeno una piramide, ma è la più antica costruzione monolitica realizzata dagli esseri umani. Durante il periodo neolitico, molte persone si stabilirono lì e ne abbiamo le prove. Ad esempio, le pareti lì sono ricoperte di antichi disegni di vestiti e animali selvatici. Fino a poco tempo fa, il titolo di piramide più antica del mondo andava a una costruzione a tre lati conosciuta come la piramide di Djoser, in Egitto. Djoser si trova a pochi chilometri a sud del complesso di Giza, in una città chiamata Saqqara. Ha fatto la sua strada nella cultura popolare più di una volta. Nel XVIII secolo è diventata un elemento comune nei dipinti europei. I giovani uomini dell'elite culturale facevano un gran tour intorno al mondo e Saqqara era in cima alla loro lista. È stata inoltre presente nel videogioco Assassin's Creed, con una rappresentazione digitale molto più accurata di molti disegni storici. Questo era una sorta di grande affare nell'antico Egitto, costruire le piramidi per i re per trascorrere le loro vite ultraterrene. E se pensavi che la piramide di Khefren fosse la più antica del mondo, beh, la Djoser è stata costruita 70 anni prima. Lo sviluppo di nuove tecnologie ha permesso agli archeologi di fare scoperte rivoluzionarie, e una nuova, o dovrei dire antica, piramide in Sud America potrebbe vincere il titolo in disputa. Si scopre che anche nelle Americhe antiche le piramidi erano piuttosto alla moda. Tra queste ci sono le iconiche piramidi del complesso templare di Tikal, in Guatemala, le stesse che sono apparse in Star Wars numero 4. Ma per trovare la piramide più antica delle Americhe bisognerebbe viaggiare in Perù. Nel profondo del deserto peruviano, gli archeologi hanno scoperto una vasta metropoli antica conosciuta come Caral. Inizialmente i ricercatori credevano che l'insediamento fosse piuttosto recente, poiché il sito era troppo complesso per essere gestito con le tecnologie antiche. Come abbiamo detto, Caral è una città nel deserto, simile a Las Vegas, ma senza tutto quel trambusto. Questo significa che non c'è un facile accesso all'acqua, e città come queste per prosperare hanno bisogno di un considerevole sistema di irrigazione, il che ci riporta alle tecnologie complesse. I peruviani ci hanno sorpreso tutti con questa nuova scoperta. Il loro sito era enorme, riempito di un anfiteatro, case e edifici religiosi. Probabilmente il tutto si estendeva per oltre 150 ettari. E quando gli scienziati hanno testato la loro ipotesi iniziale usando la datazione a radiocarbonio,
hanno scoperto che la città è probabilmente sorta intorno al 2027 avanti era comune. Sul sito gli archeologi hanno trovato 6 piramidi che potrebbero forse essere antecedenti a quella di Saqqara. Per quanto ne sappiamo, entrambe le civiltà coesistevano nello stesso periodo storico, in parti opposte del mondo. Ma poiché i ricercatori non riescono a determinare l'età precisa delle piramidi di Karal, è piuttosto difficile indovinare quale civiltà abbia terminato la piramide per prima. Se solo avessimo una palla di cristallo. Succede che la forma di una piramide è qualcosa che la natura è in grado di produrre da sola, lasciando noi umani moderni un po' confusi. Un esempio classico è il sito giapponese di Yonaguni, noto anche con il nome di Atlantis del Giappone. L'intero monumento è grande quanto 5 campi da calcio e alto quanto un edificio di 5 piani. Gli esploratori e gli scienziati credono che Yonaguni risalga a 10.000 anni fa. Per il massimo geologo marino del Giappone, il professore Masaki Kimura, Yonaguni rappresenta l'eredità di una civiltà perduta. Kimura ha effettuato oltre 100 immersioni per esplorare le rovine nel corso degli ultimi 10 anni. Secondo lui ci sono chiari segni di attività umana laggiù. Dai un'occhiata a questa piscina a forma di triangolo sulla superficie del monumento. Kimura pensa che sia una prova effettiva dell'esistenza degli umani, perché questa concavità a forma di triangolo è un simbolo storico delle fontane d'acqua nella regione. Come accade in molti di questi casi, non tutti gli scienziati sono convinti allo stesso modo. Per molti Yonaguni è probabilmente il risultato di migliaia di anni di erosione. E il fatto che il monumento sia composto da un'enorme roccia li porta a credere che non sia realmente di origine umana. Certo, queste enormi colonne di basalto possono sembrare le rovine di un palazzo, ma sono molto probabilmente il risultato dell'intensa attività vulcanica nella regione. E parlando di formazioni naturali che sembrano davvero fatte dall'uomo, una piramide su Marte è stata un argomento molto discusso ultimamente. Gli esseri umani stanno cercando con grande interesse di dimostrare che esiste vita su Marte da parecchio tempo. Ma alcuni stanno spingendosi veramente oltre, sostenendo che piccole persone verdi o grigie abbiano costruito una piramide sul pianeta per cercare di costruire la loro stessa civiltà. Questa foto è stata scattata oltre un decennio fa dal Mars Reconnaissance Orbiter, l'MRO, ma ha iniziato a riemergere di recente. Mostra quella che sembra una piramide a tre lati. Alcune persone sostengono che il lato liscio della piramide potrebbe essere solo l'effetto di un lavoro ultraterreno. Poi arriva la scienza e spiega che Marte ospita uno dei sistemi di canyon più profondi di tutto il Sistema Solare. La cosiddetta piramide si trova in quella che è conosciuta come la regione di Candor Chasma. Questa regione marziana ha un mucchio di formazioni simili che non sono altro che il risultato dell'erosione. Niente di soprannaturale, apparentemente.